Say that it feels right. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di Pokémon Rubino Randomizer Nuzlocke, la parte numero 16, scherzavo, non 17 ma 16. Allora, in fra episodio, ovvero mentre non registravo, ho allenato un po' Neptune, sono tornato fino al deserto, quindi mi sono fatto un casino di strada fino al 28, perché poi insomma dovevo uscire, quindi non ho fatto a tempo. Ho allenato Neptune fino al 28, King fino al 24 grazie al condivido esperienza, e ho sostituito Diana, che era quella che usavamo prima per tutte le MN, quindi insomma spaccaroccia, flash, tutta sta roba qui, e ho messo Ronf, che puoi preparare tutte le MN di Diana più Taglio, che Taglio non lo avevamo, quindi ho preso tutti gli strumenti che dovevamo prendere, ho sfidato gli allenatori sul percorso con Taglio, ho preso tutti gli strumenti appunto tranne uno, che è molto importante e ve lo voglio far vedere come si prende. Quando torneremo indietro ve lo farò vedere appunto, cioè quando torneremo indietro, quando andremo avanti ve lo farò vedere. Poi vabbè, ho segnato Forza, e Diana non aveva, ma non serve più di tanto, Spaccaroccia, però non può imparare Flash. E vabbè, Flash ora per un bel po' non ci servirà, ci serve la via vittoria praticamente, quindi alla via vittoria rimetterò Diana. Ok, ciancia le bande, banda alle ciance, iniziamo subito. Prima di iniziare però, volevate vi ricordo di lasciare un like, un commento, la domanda del giorno, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi interessano i miei contenuti. E niente, possiamo direttamente andare avanti. Ah, e anche di mettere like alla pagina Facebook che vi lascio in descrizione, insieme alla regola della Nuzlocke, se qualcuno non le sa. L'ho curati tutti i Pokémon? Sì, sembrerebbe di sì. Sì, sembra di sì, benissimo. Allora, oggi andremo ad affrontare la quinta palestra. Eravamo tornati a Petalipoli, una città che abbiamo visto, una delle prime città quasi. Abbiamo visitato, se vi ricordate, questa palestra, però non la potevamo affrontare, e quindi la affrontiamo oggi che possiamo. Palestra Pokémon di Petalipoli, capo palestra Norman, un uomo per il quale la potenza è tutto. Allora, se vi ricordate, Norman è nostro padre. Quindi niente, è nostro padre. E i matti, la strada per diventare campione è ancora lunga. Le porte di questa palestra si aprono solo se batti gli allenatori. Ops, le porte di questa sala sono già aperte, non attaccarmi. Gli allenatori della palestra di Petalipoli usano tanti tipi di strumenti. Dalla porta di sinistra si accede alla sala velocità, dalla porta a destra si accede alla sala precisione. Il nome della sala è scritto sulla porta, fa una scelta oculata. Una volta scelta la porta, beh, lanciati nella sfida. Ok ragazzi, allora funziona così. Qua c'è la sala della velocità, e qua appunto, come ha detto lui, la sala della precisione. Allora, io affronterò tutte le sale, sono circa 6 o 7, quindi iniziamo subito, anche perché ho bisogno repellente, cioè ho tanto bisogno di fare allenamento. Come vedete, superato questa porta ci sono altre due porte, di là idem, se superate l'altra porta ci sono altre due porte, poi un'altra porta, no, altre due porte e poi un'altra porta. C'è un casino di allenatori, quindi bisogna sfidarne tanti, ce n'è da sfidare tanti, tutto per l'allenamento. Ho messo Neptune in primo posto, spero non mi muoia sinceramente Neptune, perché e comunque, come vedete, qua i Pokémon sono molto 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 forti, e lui usa la velocità X, quindi gli sale la velocità. Come vedete appunto, i livelli diventano sempre più alti, l'accelerazione lui ci farà un po' allora vi ricordo, Neptune rischia e rischia tanto. No, aspetta, dopo mi sono scordato di fare una cosa, ora esco dalla palestra e andiamo a fare una cosa che mi sono proprio scordata, me la sono scordata. Comunque rientriamo dopo, non c'è problema. Ah, qui come vedete si aprono due porte, ma andremo dopo. Allora, mi sono dimenticato, intanto dopo rientriamo anche là, va? Mi sono dimenticato di fare una cosa importante, non so se ce l'hanno, ma boh, andiamo a vedere, perché mi servono un paio di pozioni. Sì, super pozioni, benissimo. Le ompre perché mi servono tantissimo, per il resto non mi serve niente. Comunque un paio di pozioni mi servono. Ora, ad andare a 100 poi non ho assolutamente voglia, ah no, vabbè, a parte lì, giusto per curare Neptune, eh. Se volete evitarli, ci rivediamo in palestra.
No, vabbè, non importa, non importa. Tanto, ah, bello, è finito. So che cavolo, ci metti tanto, eh. Ah, dai, finito tutta sta ossa. Ora siamo pronti, pronti, pronti per andare in palestra. Scusate, ma mi ero dimenticato assolutamente di operare i medi e curare forma. Me ne ero totalmente dimenticato. Sala precisione, oltrepassiamo la porta, benissimo. Troviamo questa signorina. Ma praticamente, come avete visto, ecco, Clotta sa la velocità perché usava lo strumento velocità X che aumentava la velocità di un Pokémon solo per quella battaglia. Questo vi volevo dire questo. Noi non abbiamo Pokémon super efficace contro l'acqua, quindi io spero di trovarne uno al più presto, sia Pokémon d'erba che un Pokémon di elettro, ma andrebbe bene. A parte, se non sbaglio, Merlin può imparare Onda Shock. E noi abbiamo la MT di Onda Shock, quindi... vabbè, ciao, questo si pisce da solo. Io ti odio. Quanti fa un Aite? Ah, facciamo così, proviamo a ucciderlo. Merlin è confuso, meglio una psioraggio, benissimo. Dovremmo ucciderlo prima che finisca l'ultimo anto. Ce la dovremmo fare. Meglio da più confuso, grazie. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Se non sbaglio, questo è il suo ultimo Pokémon. Non è più sarà al 29, grazie. Io do al 36 se evolve. E quindi niente. Ma anche lì saranno tutti ultimo Anto, non si sa. Ok, andiamo avanti qua. Possiamo andare anche di là. No, andiamo avanti qua. Allora, qua abbiamo sala della difesa. Quindi andiamo in sala della difesa. Poi andremo a vedere anche quell'altra. Come vedete, ecco, qua ci sono altre porte. Quindi, però, attenzione. Quella di destra, di là, unisce, cioè non so neanche come spiegarvelo, insomma è comunicante praticamente. Quindi vabbè, si vede la gruppa. Allora, questa è, appunto, è, userà difesa X, per quello vi ho già usato precisione X. Kangaskhan! Ok, ora userà difesa X, non abbiamo la maggior parte delle nostre attacche sono speciali, quindi, ecco, difesa X, quindi non gli serve a niente. E lì sale, appunto, la difesa. Non gli fa niente, quindi benissimo, Bruce a bestia. Perché è super efficace, gli attacchi di Bruce sono. Ecco, una volta tanto, ragazzi, avremo un po' di difficoltà contro il capopalestra. Come avete visto, in queste parti non abbiamo assolutamente avuto tanti problemi contro il capopalestra. Non mi fare male, ti prego, non mi uccidere Bruce, perché sennò avremo molto... Colpo coda, colpo coda, dopo un bel po' di colpo coda può diventare pericolosa la situazione, ma muori, quindi non c'è problema. Dicevo, per la prima volta oggi potremmo avere delle difficoltà contro il capopalestra. King sarà al 25, non mi ricordo, anche lui a quel livello si evolve. L'ultima evoluzione, stavo dicendo, l'ultima evoluzione si fa, è tardi, ovviamente, molto tardi. Credo si evolverà all'ultimo stadio alla Lega. Questo te l'avevo affrontato, sì, ok. Sala, che è sala questa? Zero sconti, non so cos'è sala zero sconti. Ok, da questa porta si accede direttamente alla sala del capopalestra praticamente. Quindi non c'è voluto molto, ma avete visto, infatti sta parte, se viene troppo volta dovevo aggiungerci qualche cosina per renderla poi più lunga, così anche risparmiamo un po' di tempo. Ma io credo che il conto capopalestra è un bel po' di difficoltà, quindi sarà un po', insomma, avremo molta difficoltà, quindi si allungherà un po' la parte di un bel po'. Ah, super guard, non so a cosa serve super guard sinceramente, ve lo scriverò da qualche parte perché sono curioso anch'io, ragazzi, quindi niente, ve lo scriverò da qualche parte a cosa serve super guard. Io vi ricordo sempre e sempre che questa è una randomizer Nuzlocke, ma io ci tengo a trattare tutte le mie randomizer, tutte le mie Nuzlocke come se fossero guide. E quindi, soprattutto su Palmo e Rubino ci tengo tanto perché lo conosco abbastanza bene, l'avevo già detto. O, cioè, per fare un paragone con Palmo e Sol, qui è sala Covoleste, no, sala Forza, no, non mi sa. Boh, comunque ho da affrontare altre sale, quindi. Oh, mi sto perdendo, ragazzi, vi dico, mi sto perdendo. Allora, sono andato, mi manca forse una sala. Mi manca la sala a destra di quella iniziale, mi pare. Questa mi manca. Sala e Upero, mi manca sala e Upero.
Ah, ok, andiamo da Sala Recupero. Questo mi sa che Recupero è, perché usa sempre le pozioni, super pozioni, c'aveva una bacca. Tanto, mi devo già diventare una bacca e mi formano. No, tante, cioè tante, abbastanza. Killian, la voglia che fai, non ci dovrebbe dare tanti problemi, se usa calmamente ci darà molti problemi invece. Se trovo Illia è un po' un problemino, perché mi piace tanto Illia, però abbiamo già Merlin, poi abbiamo di tipo Psio, quindi... Ah, no, se trovo... Oh. Oddio mio, mi ha già preso un colpo, ragazzi, ho detto mi muore Neptune, mi muore Neptune, lo sapevo. Ragazzi, io ve l'ho già detto in questa Nazo che io vorrei non far morire nessuno. So che è difficilissimo, però vorrei non far morire nessuno. Ma non ci riuscirò. So che non ci riuscirò. Ora, ogni tanto mi scordo le mosse di mio cuore. Bolla, sali, ok. Bolla salta in turno, quindi per un po' non tocchiamo bolla. Comunque Bolla è tanto e non l'allenavo, ma sale, sale, sale. Molti l'ho già detto, pensano che Bolla sia il primo a morire, ma secondo me sarà poi in un attacco. Ho paura. No, ciao, sarà poi in un attacco, ci metto Bruce, perché... Se, guarda, no, anzi, va bene, anche Merlin, va bene. Anzi, va bene. Il tuo legame di parentela nella nostra foresta non mi interisce. È perché, come vi ho detto, è il nostro padre. Ah ok, ah, sarà per un attacco perché è debutti all più visto, ho capito, ho capito, ho capito. Dio mio. Devo ammazzarti il più presto possibile. Super colpo ci farà tantissimi brutti colpi. Aumenta di brutti colpi, come vi ho detto. Ti prego non mi fare il brutto colpo, non mi fare un brutto colpo. Lo devo fare io. Ah, confuso, colpisci da solo. Colpisci da solo. Grande! Grande! Ciao, non ce ne stavo bisogno, ok. Avevo molta paura di questa sala perché appunto gli aumentava il brutto colpo e come sapete i brutti colpi aumentano, cioè moltiplicano il danno fatto per 1,5, quindi è come l'avevo già spiegato. L'avevo già spiegato nella scorsa puntata. Quindi avevo battuto, sì. Sala forza non l'avevo ancora fatta e mi sa è l'ultima che devo fare. E poi c'è praticamente quella del capo palestra. Quando vedete una porta sola è quella del capo palestra. Io direi proprio direi di curare, no, curare Merlin. Questa palestra vorrei provare a fare anche un po' con Merlin, invece se no non c'è sfida, ragazzi, o Bruce, cioè. Avete visto e con Bruce è tutto a poi, ciao, poi in un attacco, a una, ma no. Con Bruce è tutto a poi in un attacco, e quindi boh. Ok, One Hit KO, super efficace, quindi tranquillamente. Poi Kakuna, che è un po' scandaloso. Delia Fatalatrice, ti ho battuto. L'ultima sala è la sala del capo palestra. Sala del capo palestra. C'è scritto, vai a vedere quali Pokémon ti aspettano. Volete passare la porta? Sì. Ok. Ciao, giro, giro tondo, casca il mondo, basta. Ok, selfie. Forse non ho fatto il selfie con fiammetta, sapete? Ah vabbè, peccato, mi piace fare i selfie. Una pozioncina se la vorrei dare. Non ce l'ho, devo andare di super pozione addirittura. Ah, poi devo tornare indietro a comprare gassose, ma no. O ci torno dopo o non ci torno più. Poi ci allontaneremo di un bel po'. Ho curato tutta la squadra, siamo pronti. Salvatevi, lo vedo sempre prima. Io non salvo perché sennò si va. Vabbè, non salvo per problemi tecnici. Allora hai vinto 4 medaglie? Bene, come promesso ci sfideremo in una lotta di Pokémon. Matti, per me è una gioia poterti sfidare in una vera lotta. Ma la lotta è pur sempre una lotta. In veste di capo palestra farò quanto il mio potere per vincere. Matti, cerca di fare anche tu del meglio. Matty vs Snowman in questa sfida parenteriale, ovvero il nostro padre, quindi in buona sostanza. Teddy, va bene Mattia, Teddy US. Sempre tattica riflesso, ci aumenta la difesa di tutta la squadra, quindi. Abatei con Teddy. Super efficace, aio! Meno male ho messo riflesso. Meno male ho messo riflesso. Si faceva purtroppo ma ammazzavo però. No, forse mi ha ammazzato, però, quindi...
Non ci andavo tanto lontano, ma adesso metto Bruce, dite? Matchwalk, no, no, meglio un cavolo se metto Bruce. Meglio se lo curo però. Meglio, molto meglio. Curato, benissimo, Melina sei ripreso. Movimento sismico. Psio raggio. Ok, ho HP perché è solo il flash, l'avevo un po' previsto. L'ultimo Pokémon preferirei appunto metterci Bruce a bestia. Utut. Scusate, ma mi conviene, lo fa il patto del diavolo, sapete. È l'ultimo o no? No, sì, è l'ultimo, è l'ultimo. Quindi vabbè. Dovrei doppio arcio, lo mando a Pao anche se è danno neutro. Credo sia danno neutro. Credo. Sì, è danno neutro perché è di tipo volante e la lotta sul volante non è molto efficace. Però è anche di tipo buio e la lotta sul buio è super efficace. Quindi si annullano. Ah, non ci vorrà una vita. Meglio se uso braciere. Meglio se uso braciere perché lui è stato attivo, ha usato. E ha usato. E cioè, ha fallito, meno male, ha fallito. Fortuna. Ok, abbiamo finalmente ottenuto questa medaglia. Molto semplice, devo dire, molto semplice. Non stavo sul difficile, anzi. Stavo più semplice di quella fiamma, cioè della scorsa. Stento a crederci, Matti. Mi hai sconfitto. Ma le regole sono regole. Prendi questo e poi non mi dà niente. Matti riceve la medaglia armonia da papà, da Norman, meglio. Questa medaglia migliora la difesa di tutti quei Pokémon. I Pokémon che conoscono la mossa MNS possono usare. E così regalo, Matti, sono sicuro che la saprai usare correttamente. Hai tenuto MT42. Che era MT42? Cacciata, vabbè. Ok, doppia potenza le mosse. Ok. Oh giusto, prima sono passati due genitori di Lino. Mi hanno detto che avevano qualcosa da darti, Matti. Benissimo, andiamo dai genitori di Lino appunto. E ci dovranno dare qualcosa, ve lo dico, di molto utile. E che insegnerò a due miei Pokémon, perché ne ho assolutamente bisogno, davvero. Ok, usciamo, andiamo a curarci Pokémon prima, perché è la cosa più importante. No, invece visto, questa parte non è venuta neanche tanto corta. Allora facciamo una cosa, torniamo indietro a fare una cosina e poi interrompiamo la parte e ci vediamo alla prossima parte, dove esploreremo finalmente nuove zone, perché è tre puntate che stiamo andando sempre avanti e indietro. Questa è Casellino, quindi entriamo. Lino, nel padre Lino. Ciao Matti, il soggiorno a Mentania ha giovato molto alla salute di Lino. È solo grazie a te. È vero che quando hai lasciato la città l'hai aiutato a catturare un Pokémon? Credo che tu abbia fatto la felicità di Lino. A dire il vero, non solo quella di Lino, ma anche di quella di un padre. Sono contento che tu possa contare sul tuo valido aiuto. Ecco un segno del mio apprezzamento. Hai tenuto la MN03. La MN03 contiene Surf, o Surf. Se tu poi non puoi fare Surf, potrai visitare tanti posti diversi. Benissimo, insegniamo Surf a... Come l'M, allora, non vi ho spiegato questa cosa, l'MT si può usare una sola volta, che sono queste con, che c'è scritto solo il numero. Le MN sono queste che c'è scritto proprio MN, si possono usare infinite volte. Surf lo possono apprendere sia Neptune che Bolla, appunto. Io lo voglio insegnare a tutti e due perché è una mossa molto, molto utile. Aspetta, forse no, per ora è meglio solo a Neptune, in buona sostanza, perché è meglio solo a Neptune. Perché comunque io vi dico, le mosse d'acqua sono tre in questa generazione. Le MN d'acqua, che bisogna insegnarle per forza, sono Surf, Cascata e Sub. E noi abbiamo due forme di tipo acqua, quindi è un vantaggio questo. Ora eccoci, se ne voglio fare una cosa prima. Info. Surf lo metto al primo posto perché sono abituatissimo che Surf deve stare al primo posto. Non so perché, ma tutte le volte del gioco Surf deve stare al primo posto. Condivido esperienza King, Neptune in prima fila, grazie. Perché Neptune sarà quello che dovrà salire al 36 prima di tutti, ripeto. Perché si deve evolvere. Quando si evolve userò tantissimo Neptune. Quando si evolverà, non quando si evolverà.
scoperta, dobbiamo tornare indietro, ragazzi. Quindi mettiamoci l'animo in pace, perché c'è da tornare indietro. Repellente a bestia. Super repellente a sto punto. E appunto io lo fa vedere come si prende un determinato strumento, che è molto utile. È molto utile, a me ora no, però forse in futuro, chi lo sa, mi può servire. Ho usato taglio, perfetto. Oh, che bello, questa è la medaglia della palestra di Ferro Cipoli. Devi essere un allenatore. Prova a usare questo strumento. Ho lo zaino troppo pieno. Anche cosa, devo andare a acquisire un po' di strumenti la prossima parte. Io devo buttare qualcosa, perché tornare indietro non ho voglia. Devo buttare qualcosa. Cosa butto? La bevita mi tocca buttare. Ho 5.000 soldi. PS su? Lo posso dare a qualcuno? Proviamo su Merlin, che ne ha troppo pochi. Ok, grazie. Perfetto. Oh, che bello, questa medaglia più vicina, voleva essere allenatore. Ok, ha ottenuto Miracol Seme. Il Miracol Seme potenzia le mosse di tipo Eba. Però non è, però è, non, se lo diamo a Paimon, però per ora non ci serve a niente, perché non abbiamo Paimon di tipo Eba. In buona sostanza. Ah, ok, qui dietro, se non sbaglio, c'è una Special X. Non dovrei sbagliarmi, c'è una Special X. No, Precisione X. Lo zaino troppo piano, un cavolo. Adesso per farti vedere, per farvi, scusate, vedere come si prende. Ok, finiamo l'effetto repellente, non mi importa tanto. Oggi della lavagna fatta e volta, alla fine è venuta lunga. Ma invece mi importa, perché... Super repellente, veloce, dai. Anche qui non avevo battuto alcuni allenatori, lì non avevo battuto i punti perché non avevo taglio, con taglio l'ho battuti tutti, semplicissimi, avevano tutti qua a motivo il 10. Vi ripeto, dobbiamo tornare indietro tutto, dobbiamo arrivare fino a Cillamipoli, ci siamo quasi, quindi. So che questa strada l'abbiamo fatta 3.000 volte, ma ora non vi preoccupate, non la faremo mai più, tranquilli. Oh, perfetto, 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 quindi nella prossima parte ci avventureremo a... Ah, posso fare una tour anche a vabbè. Ci andrò quando avrò volo, forse, non so. Quindi nella prossima parte ci avventureremo verso il percorso 118. E insomma, faremo un bel po' di strada. Quindi da Matti Zion è tutto. Noi ci vrandomizer in un prossimo episodio di Paimon Rubin Randomizer Nuzlocke. Un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti!